Il segretario regionale dell'UDC è arrivato ad Alghero qualche giorno dall'ultimo consiglio comunale, dove è avvenuto un voto contrario da parte del partito stesso riguardo al bilancio dell'amministrazione comunale di Alghero, e un voto favorevole però di due consiglieri del partito, si tratta di Gianni Saudi e Leonardo Polo, che hanno votato con la maggioranza. Questa, come lei l'ha definita, è un incontro di confronto. Quali saranno le decisioni che si prenderanno su questa situazione? Le decisioni si prendono sempre alla fine, non all'inizio. E quindi siamo qui per fare delle valutazioni attente, sentire gli interessati, sentire soprattutto gli iscritti, i dirigenti del partito, per arrivare a una sintesi. Qui non posso anticipare un qualche cosa, sono venuto a farmi una visita oculistica io qui a Alghero, e vedendo di persona le cose e valutandole arriveremo alla conclusione. Ritengo che praticamente da parte di tutti quanti, il fatto che tutti quanti sono stati convocati è la dimostrazione che il nostro primo problema è quello di riunire il partito e arrivare a una sintesi che sia la più opportuna in questo momento contingente. Anche perché c'è un altro appuntamento importante, la votazione del piano urbanistico comunale. Penso che affronteremo questo problema, ma il problema può essere risolto stasera stesso, domani eccetera, oppure non risolto, quindi a maggior ragione c'è l'esigenza che tutti si confrontino e ognuno dica qual è la situazione reale, perché io ho avuto interlocuzioni, non sempre, ma ognuno porta avanti un suo discorso, però la verità la si può appurare soltanto se le persone si vedono de visu, perché il telefono è un ottimo strumento, ma non è lo strumento della verità. L'UDC però è un partito che ha avuto molti consensi negli ultimi appuntamenti elettorali in città, e da parte vostra auspicabile, anche se un po' presto, qualche mese prima delle amministrazioni, delle elezioni amministrative, un vostro candidato per la prossima elezione a sindaco? Noi siamo abituati a valutare con gli alleati e con la, diciamo, anche con la coalizione, chi deve essere il candidato a sindaco e qual è il migliore per arrivare a un certo risultato. In quest'ultima convenzione elettorale noi in molte realtà territoriali ci siamo presentati col centro-sinistra, anche per responsabilità degli altri, abbiamo vinto un po' dappertutto, abbiamo vinto col centro-destra e col centro-sinistra, però questo non vuol significare, dipende molto dagli alleati, gli alleati praticamente devono svegliarsi prima, confrontarsi eccetera, che poi possa a noi arrivare. Visto che siamo stati il partito che maggiormente ha avuto una crescita esponenziale nelle ultime elezioni amministrative, le elezioni sono tutte fini a se stesso, si devono prendere nel momento stesso in cui è nel contingente, in quel momento particolare. Ritengo però che il partito sia in un momento di tiro e di conseguenza non possa che avere, ripetere, un risultato certamente positivo, così come è stato l'altra volta ad Alghero. L'altra volta ad Alghero noi abbiamo preso una percentuale alta, abbiamo preso circa 4.000 voti, e questo è un risultato per noi di grande rilievo. Poi caliamo nelle elezioni politiche, perché purtroppo o perché è un voto praticamente che fa male o perché è un voto inutile eccetera, sta di fatto che non abbiamo la stessa capacità. Noi siamo un partito delle preferenze, quindi del rapporto diretto con l'elettore, il voto politico è diverso, quindi ci penalizza, perché è più sulla base della realtà nazionale e meno di quella locale. Quindi noi auspichiamo e lavoreremo per avere un risultato ancora migliore. Noi qua da Alghero stiamo facendo una grossa battaglia, abbiamo preso una posizione forte contro questa maggioranza, contro questo sindaco, che non stavano più riconoscendo le nostre istanze. Sin dall'inizio della legislatura, Carlo Giorgio, hanno lavorato subito a danneggiare questo partito. Noi abbiamo già avuto un'occasione di incontrarci con gli iscritti sul piano urbanistico, un piano urbanistico che noi non accettiamo perché è fatto per pochi, non garantisce lo sviluppo della città, delle borgate, non dà uno sviluppo alberghiero degno di una città turistica come era una volta Alghero, non tiene in considerazione lo sviluppo dell'aeroporto. C'è un piano urbanistico che più che un piano urbanistico possiamo definirlo un piano di edificazione per pochi amici, la verità.